Buongiorno. Buongiorno. Siamo Belle Folle, bentornati sul canale. O benvenuti, se è la prima volta che siete qua. E da oggi parte un nuovo format, ma di questo ve ne parlo durante il video. Intanto vi diciamo che il percorso di oggi parte da qua, ovvero Piazza Corsini a Fanano. Facciamo partire la traccia GPX che poi vi metteremo in descrizione e potete seguirla, giusto? Esatto. Gran bella giornata di sole, eh? Assolutamente, c'è un tempo favoloso, infatti lo aspettavamo da tanto. Tanto, tanto, tanto. Ecco il nostro amato centro frutta. Frutta e verdura di qualità. Ed eccolo qui, il nostro sentiero, il 443, da Fanano. Comunque questa è una classica giornata invernale, fredda, di sole. Però calda, il sole scalda un sacco. Sì. Ho le mani congelate, infatti. Come mai? Ecco, quando mi parte così di solito poi si inchioda. Non mi molla mai. Non mi molla un secondo. No, non voglio perdermi. Che palle. E via che si sale. Oh ma. Viviamo a Fanano da quasi un anno. E questo sentiero non l'abbiamo mai fatto. Come mai? Come mai? Alla fine. Siamo sempre andati a inerpicarci, si dice. Boh, beh, se non si dice. Sopra le cime. E questo è un sentiero che potrà tornare molto utile a quelle persone che non vogliono più spostarsi da Fanano con la macchina. Esatto. Ma ne parliamo più tardi. Usciti da questa borgata di case si entra nel bosco e andiamo. Ed ecco che quando la strada comincia a salire i ruoli si invertono. Bel, ci sei? Insomma, c'è un po' di dislivello. Il dislivello la frega. Arriva, arriva. Vieni, vieni. Hai visto, ero partita con tanto sprint. E poi. Iniziamo lo spogliarello. Prima sosta. Siamo partiti da 5 minuti. Oh. È caldo camminare. Prime considerazioni sul sentiero. È abbastanza dolce come salita, infatti anche già dalla cartina avevo visto che è un sentiero abbastanza lungo ma con un dislivello leggero che sale man mano che si va avanti. Anche se ieri ha piovuto, il sentiero si presenta abbastanza asciutto, ovviamente pieno di foglie, però comunque per ora è ben tenuto, ben curato e ben segnalato, come potete vedere. Questo dovrebbe essere un metato. Non è che dovrebbe essere. È un metato. Un metato. Dove praticamente tutte sulle travi veniva messo un sostegno, non so bene come o cosa, dove venivano messe le castagne a seccare. Infatti sotto veniva accesa la brace, il fuoco, e col fumo che andava verso l'alto le castagne si seccavano. Ancora ad oggi fanno così. La farina delle castagne fatta qua in zona viene ancora prodotta così. Mentre stavamo camminando abbiamo trovato una cosa davvero molto interessante e a Folle è venuto una genialata, si è accesa la lampadina. Adesso ve la faccio vedere. Ebbene sì, io ristrutturerò questa altalena e diventerà l'altalena di Belle Folle. Tutti i passanti potranno utilizzarla. Adesso l'abbiamo trovata così. Sì. Ci ingegnaliamo per ristrutturarla, anche perché
La vista è pazzesca sul Pizzo di Fanano. Se sentite bene, c'è il rumore di una cascata qua vicino. E questa è davvero stupenda. E questa potrebbe essere un'idea per un nuovo video con ristrutturazione altalena. Si parte da così, per poi diventare una meravigliosa altalena. Ma stay tuned! Bene, dopo la sosta altalena, che sarà un nostro nuovo grande progetto, questa altalena su questo sentiero, che sicuramente piacerà soprattutto ai più piccoli, ma non solo, sono sicuro. Andiamo avanti. Ora stiamo arrivando alle cascatine che si sentivano prima quando eravamo all'altalena. Un altro metato. Arrivati al bivio pedoni mountain bike. Comunque devo dire che questo sentiero è partito male, nel senso che sono partito senza idee per poter costruire questo video, ma le cose cambiano sempre e le cose arrivano. Ho incontrato l'altalena e l'altalena mi ha dato lo spunto per nuove idee, un nuovo video. E voglio mettere a posto quell'altalena e farla diventare un'altalena che può piacere a tutti. Non solo ti ha dato questo spunto, questo sentiero, te ne ha dato anche un altro. Siccome abbiamo incontrato un sacco di metati, a Fanano c'è un sentiero dedicato solo ed esclusivamente ai metati che presto vi faremo vedere. Comunque ragazzi, questo video e questo nuovo format che inizia con questo video è anche per promuovere le camminate in montagna in inverno. Uno, perché in questo momento qua per esempio non c'è neve, quindi non si sta sciando più di tanto. E due, perché in questo periodo gli alberi sono completamente spogli e quindi hanno la possibilità di vedere molte più cose che non si vedrebbero in estate. Ho appena finito di dire che qua c'è poca neve, ma in realtà mi sono trovato davanti adesso il Monte Cimone e ve lo faccio vedere. Bene, a un certo punto il sentiero esce dal bosco e arriva su una strada asfaltata. Come si può vedere, ben segnato con una freccia, e ci incamminiamo sulla strada asfaltata. Beh, dopo circa 50 metri si risale subito nel sentiero, quindi direi che il pezzo asfaltato è veramente breve. Sì. Incrociamo un'altra volta la strada asfaltata e proseguiamo per il nostro sentiero. Dalla strada asfaltata il sentiero è completamente esposto al sole ed è pazzesco, perché si sta benissimo. Il sole scalda, ci sono circa 9-10 gradi, il sole scalda tantissimo, poi c'è un panorama incredibile perché ci sono pochi alberi e quindi è veramente bello da qua, bello bello. Camminando ancora metati. Perché nelle nostre escursioni c'è sempre una cartina che si apre? Perché? 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 Perché io sono innamorata della cartina e la guardo ogni 3x2. Arrivati finalmente al bivio con il sentiero numero 4 di colore arancio di Aran Fanano, e con quello torneremo appunto a Fanano. Allora, mentre aspetto che Belle tiri fuori i panini dallo zaino perché è il momento di mangiare, vi faccio vedere intanto dove siamo e con che visuale pranzeremo, e mi collego anche al discorso iniziale del nuovo format di questi video, dove noi vogliamo promuovere giri che si possono fare da Fanano, quindi senza dover prendere la macchina. Questo perché esattamente un anno e mezzo fa abbiamo fatto una vacanza qua a Fanano ed eravamo un po' ignoranti sui sentieri che c'erano qua intorno, quindi tutte le volte che volevamo fare un trekking dovevamo assolutamente prendere la macchina. E alla fine è scomodo perché comunque sei in montagna e ci sono tantissimi sentieri da fare anche se tu non lo sai. E quindi abbiamo pensato di promuovere i sentieri intorno a Fanano da fare senza prendere la macchina.
Bene, bene, bene. Dopo questo bel pranzettino siamo ripartiti per l'altra metà del percorso, per finire l'anello. Proseguiamo per il sentiero arancio di Aranfanano e ribadiamo il perché stiamo facendo questo video. Questo video lo stiamo facendo intanto per promuovere le passeggiate in inverno nel bosco, e il secondo motivo ve lo faccio dire da Bel quando arriva. Arriva. Qual è il secondo motivo per il quale stiamo facendo questo video, oltre al promuovere le passeggiate in inverno? Anche perché vogliamo incentivare il trekking partendo da Fanano in giro per tutto l'Appennino senza dover prendere la macchina. Ci sono tantissimi sentieri. Pazzesco. E non bisogna sempre prendere la macchina per muoversi. Prego, di qua. Cani, gatti, galline, galli, andiamo. Eccola tutta bardata con i suoi guantini di topolino e via. Topolino bianco, topolino ce li ha neri. No, topolino è nero con i guanti bianchi, sta di. È vero? Sì, sei un po' confusa, eh? Vai, Topo Gigi, su. E sempre giù per la strada asfaltata, io la sto aspettando. Perché non ce la fa, e mi raccomando, se seguite questo percorso seguite la traccia GPX in modo da non potervi mai sbagliare con i bivi. Il video non è finito, ma se siete arrivati fin qua vi ringraziamo anticipatamente. Bravi! Bravissimi. E andiamo avanti col video, e nel frattempo vi diciamo che se volete potete iscrivervi al canale se non siete già iscritti, per poter poi seguire tutte le altre avventure e tutti gli altri format, la ristrutturazione dell'altalena. Ma non solo per queste cose, anche perché per noi creare contenuti da mettere su YouTube è una passione, e sapere che vi stanno piacendo, oddio, e sapere che vi stanno piacendo ci fa molto piacere. Bene, la parte di strada asfaltata è stato veramente breve e adesso proseguiamo per il sentiero. Non ci mollate, non ci lasciate adesso perché non siamo ancora arrivati a Fanano, ci saranno ancora delle cose da vedere. Andiamo avanti. Ma che ombre lunghe, beh. Mo Dio, se siamo alti. Tutta gamba. Tutta gamba. Mentre scendiamo verso Fanano, vediamo appunto Fanano illuminata dal sole ed è bellissima. Adesso vi mando in alto con il nostro drone Cesare e ve la facciamo vedere. Vai! Siccome mentre stiamo scendendo c'è un panorama della Madonna, stupendo, glielo facciamo vedere? Dai! E opala! Allora, vai! Partendo da destra abbiamo il Pizzo di Fanano, e ok. Dopodiché la prima montagna innevata è lo Spigolino, la seconda è il Cupolino, lì sotto al Cupolino c'è il lago Scaffaiolo, e poi l'ultima è Punta
Santa Sofia del Corno alle Scale. Bellissima. Infatti si vede anche la croce, sì. Ad occhio nudo si vede. Sempre più verso Fanano. Esatto, adesso stiamo scendendo lungo la via Superchina e stiamo scendendo verso Fanano. Con davanti questo spettacolo che vi abbiamo appena fatto vedere. Meraviglioso, anzi mi è giunta voglia di tornare su Punta Sofia. E altra cosa, se ancora non avete visto il nostro video su Punta Sofia, Falvi lascerà il link da qualche parte. Da qualche parte qua sopra. Per vedere il racconto di quel trekking. Siamo arrivati. La traccia bloccata. Abbiamo fatto esattamente 9 km e mezzo e siamo tornati in Piazza Corsini. Quindi abbiamo fatto un anello stupendo in giro su per le montagne di Fanano. Bene, da Piazza Corsini è tutto, chiudiamo qui il nostro video e grazie, grazie, grazie se siete arrivati fino alla fine. Grazie. Mettete un like se vi è piaciuto e bel. Volevo dirvi che qua sotto in descrizione troverete il link alla traccia GPX dell'intera escursione, ma non solo, vi lasceremo anche il link all'articolo del trekking sul nostro sito www.fotoviaggiracconti.it. Aspetta, 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 ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima. Siamo anche sui social, quindi se vuoi conoscerci meglio, seguici anche lì. Ari, ciao. Ciao.